Let's go, vediamo la domanda del giorno. Intanto buongiorno a tutti o buonasera, a seconda di quando vedrete questo video. Questa domanda è sugli amanti in ufficio. Dice: ciao Federico, ti ho scritto anche l'altra volta perché ti avevo spiegato come siamo andati e che siamo amanti. Siamo entrambi fidanzati, lavoriamo nello stesso ufficio, ma non riesco a staccarmi troppo da lui. Ho messo in atto le tue tecniche. Dicendo che facciamo solo quello e quindi non voglio niente di sentimentale. Ma purtroppo siamo a stretto contatto ogni giorno e non riesco a dare attenzione ad altra gente del cerchio sociale come mi hai consigliato. Perché questa cosa? Perché quando sei con un amante, quello che suggerisco è, ovviamente, soprattutto anche nel cerchio sociale, quello di non dare a lui troppe attenzioni o comunque attenzioni che tra virgolette, gli fanno capire che vuoi andare oltre la parte sentimentale o che vuoi fare qualcosa di più, e diciamo che cerco di spingere la persona a dare attenzioni al cerchio sociale. Perché questo? Perché l'amante non deve pensare che tu vuoi qualcosa di stabile o qualcosa di sentimentale, non deve pensare questo. L'amante deve pensare che tu vuoi solo quello, altrimenti diventa scontata la cosa, ok? E quindi lui, se pensa che tu hai qualcosa di più del solo sesso, inevitabilmente poi si ritrae, si tira indietro perché tende ad avere paura. Avevo pensato di dirgli che questa lezione di vederci solo per scopare sta diventando monotona e che mi annoia. Che ne pensi? Che se gli dici questo, gli fai capire che in realtà vuoi qualcosa di più, quindi è il contrario di quello che ti ho appena suggerito. Lo allontanerebbe più? Sì, assolutamente sì. Io sono presa, sto cercando di pensare che solo sesso, come hai detto tu, ora è una reazione da parte sua. Una reazione o una relazione? Perché dice una reazione, ma potrebbe essere anche una relazione nella domanda. Allora, se tu vuoi una reazione da parte sua, devi mantenere botta e fare quello che ti ho detto. Cioè, tu mi dici, io non ce l'ho fatta, no? Non riesco a dare attenzione a altra gente del cerchio sociale. Ti devi distaccare. Anche la parte del sesso, come fai a gestirla con l'amante? Se capita, succede che finite a letto insieme, se succede che quindi andate a letto insieme. Puoi diversificare la sessualità. Un consiglio che do spesso è quello di diversificare la sessualità, cioè la sessualità la puoi diversificare come? Per esempio, quando vi vedete fate solo petting, il giorno dopo fate soltanto per esempio qualcosa di più profondo, il giorno dopo ancora fate qualcosa di meno profondo, la volta in cui vi vedete. E in questo caso vi fai capire che tu non sei molto propensa a volerlo fare sempre e che il motivo non è lui o perché tu vuoi qualcosa di più stabile, ma è semplicemente perché hai bisogno del tuo tempo e semplicemente perché non sai che cosa vuoi. Cioè, dargli l'idea di incertezza, dargli l'idea di non so che cosa voglio, non so come voglio sviluppare la cosa fra me e te, fargli capire che non è sicuro che tu vuoi rimanere e continuare a conoscerlo e che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Questo è lo stile giusto con l'amante. Se invece gli dici che ti annoia il fatto che fate solo quello, potrebbe pensare che tu vuoi qualcosa di serio, ok? Quindi ti annoia, quindi vuoi qualcosa di più, o ti annoia e vuoi lasciare. Perché se ti annoia e vuoi lasciare è diverso, ma se ti annoia e vuoi lasciare, la vibrazione che gli trasmetterai sarà una vibrazione del tipo mi annoia perché voglio una relazione stabile. E se il tuo amante inizia a pensare che vuoi una relazione stabile, sei fottuta, perché praticamente lui inizierà semplicemente a dire ok, non vale la pena continuare perché questo mi mette a rischio. Qualsiasi rapporto fra amanti non dovrebbe avere, nel senso, non dovresti in un rapporto ideale fra amanti far capire al ragazzo che frequenti, quindi al tuo amante, che vuoi qualcosa di stabile. Questo è molto semplice. Quindi tutto quello che pensi di poter dire per farlo sviare, eccetera, ti mette a rischio. Ti mette a rischio perché sì, semplicemente così. Ho pensato di dirgli che questa era solo per scopare, sta diventando monotona. No, questo lo eviterei, quindi ti confermo che lo eviterei e che lo allontanerebbe di più. Quindi super da evitare. Attenzione. Vedi, se pensi che è solo sesso, è ok. Il problema avviene nel momento in cui tu aumenti le aspettative e incominci a pensare di volere qualcosa di stabile da un amante.
quando inizi una relazione con un amante, il tag e l'etichetta che ti viene attribuita è amante, non è relazione stabile o chissà che altra cosa. Quindi se il tag, scusate, se il tag che ti viene attribuito è quello, non puoi farci nulla, nel senso, cioè non puoi andare oltre. E se non puoi andare oltre, nel momento in cui pensi di andare oltre o provi a fare qualcosa per andare oltre, si sfalda il rapporto. Quindi basta scegliere, nel senso, cosa voglio di più? Voglio una relazione con un amante? Voglio un rapporto quindi che continua così, con questo stile? Oppure voglio semplicemente conoscere un'altra persona e dedicarmi magari in modo più funzionale a qualcun altro? Perché se mi sta bene questo, nel senso, se voglio continuare a stare con l'amante, devo accettare che è solo per sesso. Nel momento in cui voi, quindi tu e chiunque vede questo video, vi abituate all'idea che l'amante, il rapporto con l'amante è un rapporto di solo sesso, è lì che cambiano le cose, cioè è lì che cambia l'impostazione, che diventi performante per assurdo e quindi diventi in grado di dire ok, riesco a tenermi, e per assurdo potrebbe prendersi anche di più, ok? Quindi è semplice.